Ciao a tutti da streamard.com, quest'oggi andiamo a fare un breve video unboxing e presentazione di questo nuovo mouse gaming di Cougar. Il modello specifico, come possiamo vedere, è il 550M e partiamo dall'analisi della confezione. Nella parte frontale abbiamo l'immagine del mouse, il logo dell'azienda e il nome del prodotto, con al di sotto alcune caratteristiche tecniche che vedremo più avanti. Inoltre molto interessanti sono questi due bollini che ci indicano che il mouse, i LED del mouse possono essere cambiati, la loro colorazione può essere cambiata in 16,8 milioni di colori e inoltre questo mouse fa parte dell'ecosistema UX che serve per quindi il software del mouse che serve per controllarlo e personalizzarlo. Nella parte posteriore invece cosa troviamo? Ha ancora un'immagine del mouse che ci spiega le varie funzionalità del mouse stesso, come il tasto dorsale, i tasti laterali, i LED dei profili, eccetera. Più in basso troviamo l'immagine che ci indica la presenza dei LED nella parte posteriore e come indicatore del profilo installato nella parte laterale sinistra. E poi abbiamo le varie caratteristiche del prodotto stesso e più in basso alcune specifiche del prodotto scritte in varie lingue. Sul lato della scatola invece troviamo su questo lato troviamo le specifiche tecniche, un'immagine laterale del mouse, mentre dall'altra parte troviamo altre caratteristiche come il polling rate dei 1000 Hz, troviamo inoltre che i tasti home run e doppio clic sono garantiti per 5 milioni di clic e poi abbiamo esplicitata la funzionalità del tasto centrale dorsale per cambiare i DPI. Abbiamo la confezione. Allora, all'interno della confezione cosa troviamo? Troviamo vari sticker Cougar insieme a un manualetto di istruzioni del prodotto che ci indica come installare il software e inoltre ci indica alcune caratteristiche tecniche del prodotto stesso e nient'altro. Andiamo a vedere il mouse. Ecco qui il mouse. Partiamo dall'analisi superiore del mouse. Come possiamo vedere, il design è per persone destrimani, quindi che usano il mouse con la mano destra. Il tipo di impugnatura è claw grip o finger grip, in quanto la conformazione del mouse impedisce un uso palm. E abbiamo la parte superiore ricoperta da questa verniciatura liscia nera. Quindi non è gommata, con il logo Cougar in grigio. Abbiamo inoltre il tasto per i DPI, se con un breve zoom si vede meglio. Abbiamo un tasto per regolare i DPI, switchare tra i vari profili, che sono fino a 3. Poi abbiamo la rotellina del mouse, che è cliccabile centralmente, ma non lateralmente. Mentre nella parte posteriore abbiamo questa striscia LED che possiamo personalizzare con 16,8 milioni di colori, mentre sul lato destro abbiamo questa texture, sempre in plasticatura, che permette un ottimo grip, non è gommata. E poi sul lato opposto invece abbiamo i due tasti dorsali con l'indicatore dei vari profili LED, anche questi possiamo cambiare il colore, e sempre la texture zigrinata, nitodape, per un maggior grip. Nella parte frontale troviamo diciamo, l'ingresso del cavo USB, davvero particolare e robusto. E abbiamo queste due parti metalliche arancioni che danno un design davvero aggressivo al mouse, e inoltre i due click standard destro e sinistro. Nella parte inferiore del mouse invece cosa troviamo? Troviamo i piedini in Teflon per un'ottima scorrevolezza su ogni tipo di mousepad.
Abbiamo l'etichetta del prodotto che ci indica il modello e le varie certificazioni del prodotto stesso. Inoltre abbiamo il sensore ottico da 6400 dpi. Poi abbiamo il cavo che è in treccia di tessuto, davvero ben fatto, non eccessivamente rigido, e il connettore USB è placcato in oro con il logo Cougar su un lato. Quindi, dopo questa piccola presentazione, possiamo dire che è davvero tutto. Vi consigliamo di andare a leggere la recensione che troverete sotto a questo video e sul nostro portale streamardo.com. Quindi dallo staff di Streamardo è tutto, un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!